Relatori d'eccezione per la presentazione della seconda edizione dei Master dell'Università del Sannio su comunicazione sanitaria e relazione tra inquinamento e cancro che si tengono presso il CROM di Mercogliano in collaborazione con l'Istituto Pascale di Napoli. Tra gli ospiti il filosofo Aldo Masullo, che ha tenuto una lezione magistrale sulla comunicazione come cura. Saranno 44 gli studenti che frequenteranno per circa 2 anni l'Istituto di Ricerca Irpino. Al taglio del nastro presenti i vertici della sanità, da Sergio Florio, direttore dell'ASL, fino al manager della città ospedaliera Pino Rosato, che ha denunciato ancora una volta il blocco del turnover negli ospedali. Soddisfatto per la qualità della didattica messa in campo il rettore dell'Università del Sannio. I due master che oggi vengono presentati hanno una valenza scientifica ma anche sociale, perché si tratta appunto di diffondere informazioni e quindi preparare degli esperti che possono fare una corretta informazione sui rapporti tra ambiente e malessere e malattia, e quindi importante dal punto di vista sociale, perché noi facciamo prevenzione, importante dal punto di vista ambientale perché sollecitiamo i cittadini a essere più attenti su queste problematiche, ma soprattutto anche, visto che oggi si parla sempre di risparmi anche in ambito sanitario, facendo prevenzione si fa anche una sana gestione. Il direttore del CROM punta l'attenzione in particolare sul master in ambiente e cancro. La conoscenza, dice, è fondamentale per capire le correlazioni tra l'inquinamento e le neoplasie. Noi oggi qui inauguriamo 2 master che servono a formare persone, specialisti competenti su questo argomento. Un argomento sul quale sono troppi quelli che parlano, spesso senza sapere bene quello che dicono. Noi abbiamo una responsabilità sola rispetto alla nostra cittadinanza, garantire la verità. Ma la verità, come è un impegno nostro di ricercatori, è un impegno vostro come comunicatori dell'informazione di tutti i cittadini, non può essere uno strumento utilizzato volta per diciamo notizie sensazionali o per avere l'attenzione quando non la si merita. La verità va tutelata, va garantita, la ricerca serve a questo e non può essere utilizzata da un lato o dall'altro, non si può tirare la giacca alla verità, il dato scientifico è inoppugnabile. Noi lavoriamo per rendere questo dato non solo noto, ma pubblico. Professore, a proposito della correlazione tra ambiente e cancro, cioè è stato istituito un osservatorio sulla provincia di Avellino. Quando arriveranno i risultati? Stiamo nella fase iniziale del lavoro. È un lavoro complesso, ma guardate, l'esperienza che stiamo portando avanti ad Avellino con la provincia, noi, la ASL, l'ARPAC e l'ospedale Moscati, sarà, mi auguro, tra un semestre una delle più significative in tutta Italia. Avremo per la prima volta possibilità di correlare i dati ambientali e quelli di morbosità della popolazione.